alle ore 18 Zuzband, l'ultimo spettacolo degli artisti aquilani, presso il ridotto del Teatro Comunale. Accorrete numerosi! Diciamo che innanzitutto sono orgoglioso di presiedere questa mia edizione del Cantiere dell'Immaginario, un appuntamento che aveva rischiato di vacillare, esatto, e che ho voluto fortemente invece mantenere, perché è una tradizione che non andrebbe interrotta, nel senso che ha un bel rapporto con il territorio, con la città e con la cultura abruzzese, secondo me. Il TSA contiene nella sua denominazione in realtà in qualche modo i requisiti, cioè il Teatro Stabile dell'Abruzzo, no? È ente regionale, quindi voglio dire, proprio la regione secondo me è un elemento fondante di questa attività. Quest'anno abbiamo deciso di essere presenti con una bellissima presenza, secondo me, di qualità e di diciamo differenziazione nell'offerta. Quindi abbiamo spettacoli di comicità, abbiamo spettacoli di sperimentazione, abbiamo spettacoli di prosa, abbiamo spettacoli di dramma, abbiamo le realtà sociali del territorio che si esprimono, abbiamo una gran quantità di presenze di attori regionali. E questo è anche frutto di un lavoro che ho portato avanti quest'anno, l'avevo promesso già da dicembre, di censimento dei talenti artistici abruzzesi. È stato un successo straordinario, sono online nel sito del TSA, molti di questi attori fanno parte di questa kermesse estiva, molti stanno già facendo provini con altre realtà, perché è diventato uno strumento di lavoro non più solo regionale ma anche nazionale. Questo mi inorgoglisce tantissimo e questo secondo me rientra un po' in tutta la direzione che ho dato al lavoro dello Stabile, grazie anche alle 18 ai 18 collaboratori che sono stati, una squadra imbattibile che la sera stanno tornando stanchi a casa per quanto stiamo facendo, però vediamo anche dei risultati belli, perché oltre che guardare, diciamo, a quelle che sono le potenzialità della regione, stiamo relazionandoci sempre di più invece alla nazione, per cui il TSA testimone dell'attività artistica e culturale della regione presente nel territorio nazionale. Quest'anno abbiamo cominciato con una rappresentazione di Faccia nella memoria per la regia di Francesca Comencini, che abbiamo coprodotto, testo meraviglioso, abbiamo presentato alla Camera dei Deputati pochi mesi fa. Questo mese che è appena passato, siamo stati 3 settimane al Festival di Spoleto con Giancarlo Sepe, Dubliners 2, lo spettacolo più applaudito del festival, quindi una presenza di un grande festival internazionale, che è una cosa importante. E vedere il TSA per me in tutte queste manifestazioni, altre ne stanno arrivando, sono tutte sorprese che arriveranno, che il pubblico abruzzese potrà apprezzare, è quello di vedere il TSA vicino alle grandi compagnie, vicino ai grandi nomi, cioè rivedere l'Abruzzo, secondo me, riqualificato per il merito che ha. Questa sera comincia questa avventura, queste 3 serate di kermesse, sono 3 serate gratuite.